Coldplay. Ciao a tutti scuole e pesciolini, sono MamiTT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 19° episodio su Way Monster. Allora, io ho fatto una promessa nello scorso video e intendo mantenerla. E devo salutare un ragazzo, un bimbo molto speciale, ha 6 anni e si chiama Kevin. Quindi un saluto, un abbraccio fortissimo a te Kevin, perché so che ci guardi, non ci scrivi spesso, almeno non mi sembra di averti mai letto. E se vuoi scrivici tu, facci scrivere a tuo fratello, come ti pare. Insomma, un salutone a te. E questo video, non so perché, lo dedico a te, così. Perché mi gira. Detto questo, io sto registrando senza aver visto quello che mi avete scritto sullo scorso video, perché oggi è sabato, il video non è ancora uscito, quindi non posso saperlo. Purtroppo ragazzi, devo accelerare un po' i tempi, se no 6 video per farveli uscire tutti, non ce la faccio a farli, perché sapete che la settimana prossima io sono in fiera, o meglio, mentre state guardando questo video io sono in fiera per lavoro, quindi non posso registrare i video della settimana dopo, per cui li sto anticipando. In ogni caso, allora, mi sembra di aver letto che hanno sì, c'è, guarda, meno male che non era Beedrill, cioè dovrebbe essere Shiny Butterfly. Oh sì, voglio prendere quest'altro Shiny perché mi potrebbe piacere tanto. Allora, dal 10 marzo, quindi sono perfetto, al 17 dovrei farci... No cazzo, sarò via in fiera, io come lo piglio? No ragazzi, mi dovete aiutare. E vabbè, io devo prendere Shiny Butterfly, non mi interessa. Oggi che giorno è qui? Oggi è l'11, mi sono perso un giorno. Quante capsule sono? 3, 4, 5, 6? Sì, ce la posso fare! Ce la posso fare, ma non devo fallire neanche un giorno. Voglio prendervi Shiny Butterfly. Va bene, oltre a questo, in questo video voglio far evolvere un po' di Pokémon. Che alcuni di voi mi hanno detto, ma perché non c'hai ancora Charizard? Ma per... guarda che lo puoi far evolvere. Sì, lo so ragazzi, lo posso far evolvere. Lo volevo fare in un video con voi per farvi vedere anche il funzionamento. E se... Groundstone, ok. E se dovevo tirare dei peggio porchi o dei bestemmioni, insomma, lo potevo fare. Ok, allora, le mie solite cavolate appena entro nel video. Sì, va bene, il gioco. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Nel Training Center abbiamo il nostro Shiny super potenziato e anche Kakuna. Allora, visto che io intendo far evolvere sia Kakuna che Charmander, però potremmo anche far evolvere Grimer in Mach. Interessante. Però aspettiamo, voglio aspettare, prima di far evolvere Grimer, voglio aspettare quello che mi scrivete nel video che esce oggi, perché se non è buono questo Grimer ne vado a catturare un altro. Allora, Kakuna mi serve, quindi lo pigliamo. Benissimo. Lo facciamo evolvere. Allora, per far evolvere Kakuna abbiamo bisogno, andiamo in breed, andiamo in evolve. Allora, abbiamo bisogno di 3 pietre. Che pietre sono queste? Di 3 pietre bug. Ok. Allora, per avere le pietre generalmente potete utilizzare, vedete, nella challenge l'Elite 4, perché vi droppa dei... come si chiamano, dei cofanetti in cui trovate le pietre. Allora, se andate qui in Other, se vi guardate un po', ho Select Evolutionary Stone Box. Questi sono altri box, non me li ha dati, non li ho avuti dalla challenge, dall'Elite 4. Quelli dell'Elite 4, ecco, Shiny Girachi Lucky Bag. Oh, oh, Epic Chest. Oh, ah, questa è quella che ti droppa il Pokémon. Sì, ok, non l'apriamo ora. R1 Guild Box, Lorelei Box. Questo è un box che si ottiene dall'Elite 4 e ti droppa delle pietre. Vediamo, qui troviamo Fire, Water, Grass, Electric e Rock. Non mi interessa. Qua troviamo Bug, Fighting, Poison ed Ice. Quindi questa l'apriamo, quella di Agatha. Allora, io vorrei queste qua Bug. Me ne dai due. Benissimo, quindi ho altre due Bug Stone. Questo è quello di Bruno, Dragonflight, Ghost, Psychic e Normal. Ok, dovrei andare a fare un po' di Agatha Boxes, perché non ne ho proprio. Intanto vediamo un attimo se c'è l'altro pezzo, l'ultimo pezzo di
come si chiama, Ryan. Ryan contratto numero 2. Ma mi sa che ce l'ho, a me manca il terzo. Sì, a me manca il terzo, mi ricordo. Mount, esatto, mi manca il terzo, quindi non ci posso fare niente. Allora, la mail, questa è per prenderci i guild point giornalieri. Ok, allora procediamo nel far evolvere il nostro Kakuna. Quindi breed, ora abbiamo tutte le pietre per l'evoluzione. Confirm evolution. E wow, attenzione signore e signori, il mio primo Pokémon che sto facendo evolvere è il nostro Kakuna diventa... Ah, devo cliccare qualcosa. Il nostro Kakuna sta per diventare una magnifica ape Obidrill. Sì, quello che è. Oh, in diretta ragazzi, non ve lo taglio. E dai, faccio... abbiamo Shiny Beedrill. Ok, signor Beedrill. Ora lei è diventato forse più forte. Innanzitutto vediamo i values. Vabbè, i values sono sempre quei. Speed 31 è aumentata? No, forse mi ricordo male io. Le mosse sono sempre quelle, cioè solo Arden. Che bella merda. Che mosse posso fare imparare ad un Beedrill? Forse avrei dovuto farlo evolvere molto prima di potenziarlo. Perché ora come Kakuna non mi ha imparato altre mosse se non Arden. Ok. Ah, a livello 35 mi impara Pin Missile. A livello 40 Agility. Fa veramente schifo. Devo dire che fa veramente schifo. Spero di essere molto più fortunato con il nostro Charmeleon. Allora, le pietre fuoco dovrei avercele? No, ce ne servono 6. Stesso meccanismo. Bag, Other, andiamo in questo caso nei Lorelei Box. Quindi use, me ne servono 6. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai, open. Fantastic. E ora ci facciamo evolvere il nostro bellissimo Charmeleon e diventerà un bellissimo Charmander. Charizard. Confirma evolution. Vai! Charmeleon, scelgo te per evolverti in un magnifico Charizard. Oh! Uale! Magnifico, è diventato veramente figo. Anche tu stessa cosa, non hai un cazzo. Mi sembra di capire che voglio dire. Ma questo Charmeleon fa veramente schifo, ragazzi. SA Attack e Def. Però SA Attack è buono. Solo che è esattamente a metà. Quindi, vabbè. Allora, fatto questo, mi faccio un team d'attacco e andiamo a sconfiggere l'Elite Four per farci un po' di chest. Ok, squali e pesciolini, questa è la squadra che utilizzerò per sconfiggere l'Elite Four. Sono tutti Pokémon grado blu, tranne questo qui Sudowoodo che lo voglio provare. E c'ho il nuovo Charizard che addirittura è di 2 stelle, mentre gli altri no. Quindi andiamo subito nella Challenge Elite Four. Ogni giorno si possono sconfiggere massimo 3 di Elite Four e oggi posso sconfiggere solo Lorelei o Agatha. Agatha è proprio quella che mi serviva, quindi perfetto. Agatha che tipo... Ah, qua possiamo anche cambiare la difficoltà. Ma questo richiede il livello 40 e sono ancora al 32. Allora, andiamo a sconfiggere Agatha. Mi sono messo per primo Gyarados perché dovrebbe essere sufficientemente forte. E se li sconfiggiamo tutte e tre le volte con il massimo di... Oh, Bite. Vai, massacralo. Con il massimo della... cioè, con il massimo delle stelle senza perdere neanche un Pokémon, dovremmo avere doppio reward o una cosa del genere. Senti, il Dragon Rage, perché non sono proprio sicuro che Bite sia il massimo. Perché non si sa mai. E essendo un Pokémon che svolazza da qua e là. Allora, Agatha, io ricordo di averla già battuta male proprio, cioè proprio distrutta, ma non sono sicuro, forse è l'unico che non sono riuscito ancora a battere, ma non perché sono cesso o perché ho i Pokémon di merda, ma semplicemente perché non ci ho più provato da quando ho questi Pokémon così super power. E come si chiama? Quello, l'ultimo, quello di destra, che ha i Pokémon di tipo... Drago. Questo c'ha i Pokémon di tipo Poison e Ghost ed è stato abbastanza facile con Gyarados massacrarlo. Ecco, dovrei aver avuto doppio reward, ragazzi, perché mi ha dato 4 sandbag, 2, 10 rare candy, però la Gata Box è sempre 1, eh. Strano. Io farei di nuovo questo qui. Allora, la batto 3 volte, vediamo se mi dà doppio reward. Ok, è la terza volta che faccio 3 stelle e mi sembra di capire che il doppio reward funziona solo su quello che non è il box, perché il box te lo dà una sola volta. Comunque, il massimo numero di sfide che potete fare nell'Elite Four è 3. Volevo anche vedere un'altra cosa, se siamo nell'orario giusto,
Forse possiamo battere la Pokémon League? No, 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 perché questo è tra le 21-7, sono le 14 e le 15. Ah, ok, tra 20 minuti. Interessante. E allora aspettiamo circa una mezz'oretta. Dopodiché andiamo a sconfiggere anche la Pokémon League e vediamo che cosa succede. Ok, squali e pesciolini, sono le 14:01. Quindi in questo momento la Pokémon League, se non ho sbagliato i conti, è attiva. Infatti non mi dà nessun messaggio di errore. Benissimo! Allora, ho 800 punti, rank 4492 significa che sono una merda. Siamo ad inizio mese, l'11 di marzo, quindi è positivo. E proviamo a rankare. Allora, come primo Pokémon però mi metterei Gyarados. Semmai, ecco qua. E la squadra possiamo lasciare questa qui. Anche se... No, vabbè, lasciamo Pikachu. Perché potrebbe essermi utile, visto che comunque è un Pokémon blu. Allora, abbiamo 10 possibili sfide che possiamo fare oggi. Vediamo chi incontrerò. E speriamo bene. Gyarados dovrebbe essere in grado di affrontare quasi ogni Pokémon. Male che vada, la squadra che viene dopo, voglio dire, farà i buchi di culo così. Si accettano scommesse su a quale livello, a quale rank arriverò. E vediamo un po' che cosa succede. Cioè, è possibile che è passato più di un minuto e non mi trova ancora una beniamata ceppa? Dai, Jackton, e vieniti a connettere alla Pokémon League, sennò qua non mi fa sfidare nessuno. Forza, Jackton, dai, mamma mia, neanche nella Pokémon League sfidi, che cavolo. Cioè, ma veramente? 2 minuti e mezzo e non mi fai trovare un avversario? Ma porca di quella zozza, non è possibile! Un avversario! C'hanno paura a sconfiggermi? Perché hanno visto i miei super Pokémon? E lo so che ci avete paura, che non riuscirete mai a sconfiggere il Super Mamit. Ok, ragazzi, sembra che si sia un po' un attimo sbloccata la situazione e mi fa trovare finalmente degli avversari. No, cazzo, un Jolteon. Allora, questo potrebbe essere un problema. E cambiamolo subito con Pinsir. Vai, replace, perché Jolteon è l'unico Pokémon che mi potrebbe dare... Oh, cazzarola. Mi potrebbe dare problemi sul... Oh sì! Sul Gyarados! Oh no, cazzo! Ma questo me ne dà tanti di problemi! Ma porca di quella miseria! Ok, va bene. E cambiamo con Bellossom. Mi dispiace. Sono cose che capitano perché i Pokémon elettro contro i Pokémon erba. Oh cazzarola! Ma sei un culo rotto, sì, guarda te che culo! Mettiamo in campo... No, facciamo una cosa. Hitmonchan, che è un attimo un Pokémon che mi dovrebbe tenere... Oh cacchiarola, ma ce li ha forti sto qua. Thunder Punch. Ma vaffanculo. Questo ora dovrebbe... Potrebbe rimettere... Potrebbe rimettere Jolteon. L'ha fatto, sono un pirla. Sono un pirla. Speriamo che non è vissato a bestia. No, manco per il cazzo. Ok, ragazzi, sto perdendo di brutto. Charizard? Charizard mi fa qualcosa? Vai, rimetti Charizard. No, Dusknoir. Ok, Ember. Ma il mio Charizard fa schifo i cani, porca di quella miseria. Ragazzi, mi sa che questa la perdo. Se si è pure refillato. Ciao. Ma che razza di super Pokémon è questo? Ma porca di quella miseria, lo voglio anch'io. Mi ha confuso, mi ha congelato, mi ha avvelenato. E qualcosa me la fai fare pure a me? Cioè, non gli ho fatto niente. Vabbè. Ok, ragazzi, ho perso 16 punti. Prima ne avevo vinti 46 perché sono riuscito a fare una battaglia. Ho bisogno di 150 punti, 44 punti per il prossimo rank. E cerchiamo un nuovo match. Speriamo bene. Ok, questo ci dovrebbe andar bene. Però c'ha il Charizard a blu più 2. Potrebbe essere un problema. Inizia a incontrare la gente già fortina, eh. Ok, ha cambiato, penso che mette... Eccolo, Elekid, lo sapevo. Allora, non voglio rischiare uno dei miei Pokémon migliori, per cui metterò Bellossom. Lui in teoria non cambia, infatti.
Steam ha dato una manata, però ora lui metterà Charizard, quindi vai di Petal Dance, perché ora lui sicuro mette Charizard. Guardalo, 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 che prende le mazzate. No, non prende un cazzo di mazzate, dannazione! Ok, done. Oh, porca. Ok, ok, no, 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 porca, voglio fermarmi, ma perché ho fatto Petal Dance, madonnazione, maledetto. Allora lui ora cambia sicuro, quindi metto Hitmonchan, eccolo, mi metti Elekid, no, mi ha messo Snorlax. Ah, interessante questa cosa, vediamo. Senti, ti provo un Ice Punch, vediamo come reagisce il tuo panzone. Oh, ha reagito malissimo, perché mi ha fatto malissimo, ragazzi. Prossimo colpo e muoio. Proviamo un Thunder Punch, vediamo, magari no, non l'ho bloccato. Ok, ok, Pinsir. Pinsir, dai. Potresti salvarci la situazione? Ci salvi le chiappe, Seismic Toss? Insomma, non li ho ancora ucciso uno, ragazzi. È un big problema questo. Dai, ammazzali almeno Snorlax, per favore. Che cosa mi metti, Charizard? Ok. E andiamo di Gyarados. Sì, ragazzi, stiamo molto attenti perché la situazione non sta andando proprio benissimo. Ok, Bellossom è stato quasi massacrato. Dato che io sono sicuramente più veloce, riattacco e lo faccio fuori. Yes, yes. No, continua con Gyarados. Ma allora ora lui mi mette Elekid. Vediamo un po'. Eccolo, lo sapevo. Ma io sono più veloce. Stesso discorso. Sì, massacrato il secondo. Ora ce li ha tutti deboli. No, continua a tenere Gyarados. Vai, mettimi Charizard. Vai, vai. L'unica è che ora mette Snorlax. L'unica è che ora... Ecco, lo sapevo. Ma anche questo glielo dovrei mandare al creatore con il mio super rage, super raggio. Oh sì, il terzo di fila. Ma vai, cambiamo direttamente questa partita all'improvviso. Ma pure Charizard. Sì. Sì, si è arreso. Sì. Ok, altri 45 battle point, 109 battle point e faccio il nuovo rango. Ragazzi, il video sta andando per le lunghe e io non ho tantissimo tempo. Ho bisogno di registrare più di un video perché lo sapete, la settimana prossima sarò in fiera. Per cui stoppo questo video qui. La fine di questo video la vedrete la settimana prossima. E se volete sapere come va a finire, se ranco oppure non ranco, guardate il video di sabato prossimo. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi guardato fin qui, se siete arrivati fin qui, se ti è piaciuto il video lascia un like, commenta e condividi per sostenere il canale, per sostenere la serie, se sei arrivato fin qui scrivi nei commenti hashtag le super evoluzioni, hashtag le super evoluzioni. Detto questo, un saluto Sharkxian a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao!